Buongiorno a tutti, nello scorso post abbiamo parlato molto degli immaginari fiori e sono arrivate tantissime vostre risposte. Allora ho pensato di dedicare l'editoriale di Rizza che esce oggi proprio al nostro rapporto con le immagini e come curarci, immaginando durante la giornata, dei fiori e il loro profumo. Molti di voi mi hanno risposto che anziché pensare ai problemi, provavano durante la giornata a immaginare i fiori loro più graditi. E mi scrive Agata, le sue parole in un attimo svuotano di fardelli mentali di inutili pensieri. Ecco, se noi riusciamo a liberarci da una mentalità, allora la mente silenziosa che c'è dentro di noi incomincia a operare al nostro posto. Incomincia a portarci dove dobbiamo andare. Un altro dato molto importante è ricordarsi che noi non siamo unilaterali. Molte persone vengono da me e mi dicono: sa dottore, io sono una persona invidiosa, non mi va bene. Altri mi dicono: sa dottore, io ho un carattere troppo forte, mia moglie dice che non va bene. Altre persone mi dicono: sa dottore, io sono un po' troppo passiva, questo mio marito non piace. Altri dicono: ah, se avessi la forza di volontà. Insomma, ciascuno di noi tende a individuare di sé e a riconoscere di sé e a definire di sé un lato che vede in primo piano. Niente di più sbagliato. Quando io dico sono una persona volitiva oppure sono una persona pigra, io in realtà sto dandomi una definizione che magari non è neanche quella che mi sono dato io, ma che ho ereditato dai miei genitori, dai miei amici, da un marito. Ma io chi sono per davvero? Chi sono per davvero? Come faccio a sapere chi sono per davvero? Sono quello, sono veramente quello a cui vengono le cose facili. Se vi viene facile indossare un vestito, state attenti bene, soprattutto alle donne che sono capaci di più attenzione degli uomini. Quando ti metti un vestito che ti piace, non fai nessuna fatica. Lo indossi con naturalezza, come truccarsi, o come molti uomini che quando hanno addosso il vestito che piace loro si sentono a loro agio. Hai fatto fatica a scegliere il vestito? Quando fai fatica a scegliere il vestito vuol dire che sei in lotta con te stesso, che ci sono delle contraddizioni. Ecco, quando hai addosso il tuo vestito, non ti chiedi se starà bene per Giovanni, per Michela, per Roberto, non ti chiedi se piacerai o no. Senti che sei nel tuo vestito. Senti che sei al tuo posto. Anzi, succede una cosa molto importante. Senti che dentro di te c'è una trama che ti accompagna, che magari le giornate cambiano. Sì, che sei lo stesso di prima, ma che in fondo sei nuovo. Svegliati la mattina e fai questo test. Oggi voglio scoprire che cosa mi viene facile. Vedrai che all'inizio farai un po' di fatica perché tu sei abituato a valutare il tuo valore soltanto se fai cose difficili, se fai fatiche, se ti sottoponi a sforzi. Molti mi dicono: ah, dottore, sapessi, io ce l'ho fatta ad arrivare dove sono arrivato perché mi sono applicato, ho fatto una gran fatica. E si sbaglia. Ciascuno arriva dove deve arrivare, senza sforzo. Sapete perché ci si mette la fatica? Sapete perché fatichiamo? Perché resistiamo a quello che ci viene naturale. Questo non significa che non dobbiamo lavorare sodo, ma quando lavori sodo è come se lavorassi sodo su una cosa tua, come un bambino quando gioca, a un certo punto è stremato e va a dormire. Si è goduto il gioco e tu vai a letto stremato perché ti sei goduto il tuo lavoro. Cosa mi viene facile oggi? Giovanna mi diceva: sa dottore, a un certo punto, durante la giornata, ho sentito il desiderio di andare a mangiare del gelato a pistacchio. Mi sono subito detta: ah, ma non hai tempo con tutte le cose che hai da fare, cos'hai a pensare al pistacchio? Poi si è ricordata di aver letto su Rizza
che in alcuni momenti l'anima si rivela attraverso il desiderio di certi odori, di certi sapori, di un certo gusto. Guai a non soddisfarla. Perché mentre tu dici, mangio il gelato a pistacchio, cosa cambia? L'anima del sapore del pistacchio sta cercando qualcosa per rappresentare non soltanto il desiderio di un cibo, ma anche un'immagine, un sogno, un modo di essere, uno stile. Ascoltare che cosa desideriamo e che cosa ci viene facile. Non potrei fare a meno, mi diceva ieri il proprietario di un ristorante, non potrei fare a meno, dottore, ho 65 anni, mi è venuta così, verso i 63-64, una voglia pazza di suonare il piano. Beh, dottore, lei ci crede che il ristorante lo chiudo a mezzanotte, mezzanotte e mezza? Riassetto velocemente, corro a casa e io fino alle 2, 2 e mezza non potrei andare a letto senza suonare il piano, che tra l'altro sto suonando da 2 o 3 anni. È più forte di me. Delle volte vado a letto a dormire e mi sveglio nel cuore della notte perché non ho suonato il piano. Dottore, lei non ci crederà. Certo, non suono delle cose difficili, ma mi viene facile. Le mie mani partono sulla tastiera con una facilità estrema. Insomma, mi creda, non potrei farne a meno. E mi creda, sono stato lontano per anni, facendo un altro lavoro, un'altra serie di esperienze, dalla cosa che mi veniva più facile. Voi direte, ma che cosa c'è di importante nel correre dietro a un gelato di pistacchio? O cosa c'è di importante nell'andare a suonare il piano a 65 anni? Perché? Perché noi ragioniamo, voi ragionate, noi ragioniamo, credendo che quando si fa una cosa si debba ottenere il risultato. Vado a scuola di tango e voglio diventare un grande ballerino. No, vado a scuola di tango. Vado a suonare il piano perché l'anima cerca attraverso il suono del piano di attivare delle capacità, delle forze che si manifestano soltanto dopo una certa età. Buona giornata a tutti.